Siamo qui con l'avvocato Vitale di Legal Team Italia, Gianluca Vitale. Avvocato, ci dia un suo parere sulla misura cautelare che è stata assegnata a Edi Marcucci in prima istanza. Sì, dunque, poi il problema è che siamo in un ambito tipicamente di sospetto, cioè sono misure che non si basano su dei fatti, ma si basano su dei sospetti, su delle opinioni. Sostanzialmente abbiamo la certezza che quello che è stato punito sono le idee, la divulgazione delle idee di Eddie. In prima istanza mi ricordo che il pubblico ministero aveva anche detto non è vero che sono andati a combattere per la nostra democrazia, per difendere i nostri valori, perché loro sono contro i nostri valori, perché hanno scritto contro il capitalismo e contro il mercato. Mi sembra che sia evidente a questo punto il significato di quello che si vuole dare a queste misure: reprimere tutto ciò che è contro. Si vuole avere un monopolio anche della lotta contro l'ISIS, peraltro facendo anche degli accordi con la Turchia, che la lotta contro l'ISIS sicuramente non la fa, con quella Turchia che anche uccide gli avvocati, uccide i diritti umani anche dei suoi cittadini. Credo che sia importante essere qui, credo che sia importante in tutti i modi, come giuristi, come persone, come cittadini, contrastare questa deriva e dire che noi assolutamente non ci stiamo a questo uso repressivo anche del sospetto.